L'IMU serve a controllare il movimento del APR. Abbiamo risposto esattamente alle tre domande, abbiamo soprattutto risposto entro quei 15 secondi. Non abbiamo superato l'esame perché due domande esatte, una sbagliata vale meno un punto, quindi il punteggio è del 50%. Non l'abbiamo superato. Benvenuti a questo video tutorial che riguarda il quizzario patentino droni realizzato da DroniSport. È uno strumento molto valido ed efficace utilizzato per superare l'esame online ENAC per il conseguimento dell'attestato di pilota APR valido per le operazioni non critiche. Dopo l'acquisto riceverete un codice univoco, in questo caso Mario Rossi. Entriamo. L'interfaccia è molto semplice, riguarda la consultazione online molto veloce e molto immediata del syllabus con tutti gli argomenti che riguardano la maggior parte delle domande di questo esame, il regolamento ENAC edizione 3 e la circolare ATM 09. Questi sono come dire, i tomi su cui si basa tutto l'esame. Per il superamento dovete ottenere un punteggio del 75%, le risposte esatte valgono 2 punti, quelle sbagliate meno 1, quelle non risposte 0. Abbiamo due modalità per accedere a questo quizzario. Possiamo effettuare delle ricerche per parola chiave o per argomento, per esempio IMU. Avremo le tre domande disponibili sulle 472 presenti nel database aggiornato su base settimanale dai nostri istruttori. In questo caso le tre domande avranno le risposte relative come per l'esame reale ENAC, quindi tre risposte selezionabili. ENAC ci dà a disposizione 90 secondi per ogni domanda. Quindi qui è praticamente partito il countdown, 90 secondi per 3. Possiamo divertirci addirittura a diminuire il tempo, per esempio a 5 secondi, e metterci alla prova su un argomento in quanto tempo riusciamo a rispondere all'esame da noi confezionato, quindi che riguarda per esempio l'IMU. È ripartito il countdown, proviamo a rispondere, che significato l'acronimo IMU nel flight controller, inertial measuring unit. È possibile far funzionare il flight controller senza l'IMU? Impossibile. L'IMU serve a controllare il movimento dell'APR. Abbiamo risposto esattamente alle tre domande, abbiamo soprattutto risposto entro quei 15 secondi. Il messaggio sonoro ci indica che l'abbiamo superato senza nessun problema. Proviamo a rifarlo sbagliando qualcosa. IMU, Inertial Measuring Unit, solo 6 livello 24, controllare il movimento motore, controllare il movimento APR. Quindi l'unica risposta sbagliata è questa qui, 2, 1, 0. Non abbiamo superato l'esame perché due domande esatte, una sbagliata vale meno un punto, quindi il punteggio è del 50%, non l'abbiamo superato. Possiamo, per esempio, riguardo l'ATM09, abbiamo 12 domande. Possiamo decidere anche di non rispondere. Per esempio, se una domanda è abbastanza complessa, non riusciamo a rispondere nel tempo, possiamo, anziché collezionare meno un punto, decidiamo strategicamente di non rispondere. Quindi utilizziamo la X e viene cancellata la risposta data. Quindi potrebbe essere anche questa una strategia. Il quizzario patentino droni di DroniSport può essere utilizzato non solo per la ricerca di parole chiavi e quindi domande inerenti a quello che sto ricercando. Nel caso della TM09 abbiamo trovato 12 domande sul database di 472 quiz presenti, ma può essere utilizzato anche per generare un vero e proprio esame. Valore di default è 40, come quello ENAC. C'è un algoritmo random che seleziona le 40 domande dalle 472 presenti in archivio. Posso anche decidere di generare un esame più corto, per esempio 4 domande. Eccole qui. Quindi mi alleno utilizzando magari un tempo inferiore, 10 secondi a domanda,
generano l'esame su 4, sono sicuro che sono sempre diverse perché è un algoritmo randomico. Ho 40 secondi per rispondere a queste 4 domande. E posso utilizzare anche la funzione verifica risposte se il tempo non è ancora scaduto. Posso effettuare una verifica immediata. In questo caso ho risposto esattamente soltanto a due e ne ho sbagliate due, quindi l'esame non l'ho superato. Il sistema mi evidenzia anche le risposte corrette, posso correggerle. Verifica risposte. Ovviamente qui è tutto ok, l'esame è stato superato. Riepilogando, il Quizzario Patentino Droni Droni Sport offre queste funzioni: la possibilità di ricercare per parola chiave o argomento, la generazione randomica di una vera e propria sessione d'esame con countdown e tempo selezionabile dall'utente, possibilità di risposte immediate con il pulsante verifica risposte. Il quizzario acquistabile sul sito DroniSport a 15 euro e riteniamo davvero possa essere un supporto molto efficace al superamento dell'esame online ENAC. Per il momento è tutto, vi ringraziamo per l'attenzione, alla prossima.